Allora ragazzi, non fatevi domande perché io me ne sto facendo sin troppe, non ho le risposte. Che facciamo? Ci gustiamo insieme questo video. Allora, diciamo subito che non mi aveva esaltato il TicWatch GTH, qua sopra potete vedere la recensione, non l'ho mai ritenuto uno dei prodotti migliori di casa Mobvoi e vediamo quindi se con questo TicWatch GTH Pro cambio idea. Facciamo così, prima parte della recensione vi faccio vedere cosa cambia, seconda parte cosa non cambia, terza parte le conclusioni. Non cambiano le dimensioni, perché stiamo pur sempre parlando di uno smartwatch di 43,2x35,2x10,5. Non cambia il cinturino, che ha un passo da 20 mm ed è intercambiabile, e non cambia il materiale della cassa, che è metallo. Cambia questo sensore sul lato, lo vedete? Un secondo sensore di rilevamento in grado di entrarvi dentro, letteralmente. Ebbene sì, perché Mobvoi si spinge fin dove Apple e Samsung non hanno osato, ovvero vi va a guardare lo stato delle vostre arterie. Appoggiando in modo molto lieve il dito sul sensore esterno che si illumina di verde, avrete la possibilità in circa 10 secondi di venire a conoscenza di tutto ciò che non avete mai osato chiedere sullo stato delle vostre arterie. Ma andiamo per ordine e vediamo il primo parametro, che è l'Arti Score. È un valore che va da 0 a 100 e deriva da diverse misurazioni che vengono effettuate attraverso i due sensori e poi pesate in base ad un algoritmo proprietario. Più il valore è alto e più sono in salute le vostre arterie. Il secondo parametro invece è True HR. Che altro non è che una misurazione ancora più precisa dei battiti per minuto del cuore, più precisa per un semplice motivo, ovvero sia che in questo caso i sensori sono due e non uno. E CAP invece sta per Exercise Capacity e misura il flusso di sangue che arriva al cuore. Più è alto, più il vostro stato di forma fisica è buono. Anche in questo caso i dati vanno letti secondo diverse fasce. E poi andiamo avanti, c'è HSX. Che sta per Heart Stress Index e vi dice quanto stress addizionale state portando sul vostro cuore a causa della rigidità delle vostre arterie. In questo caso, più è basso il valore, e meglio state. E infine abbiamo la genialata del marketing, che arriva in una riunione e dice: ma perché non mettiamo una funzionalità tale per cui le persone possono capire l'età anagrafica delle loro arterie? Nasce ArtiAge. E qui Mobvoi fa la splendida e vi dice se le vostre arterie sono quelle di un uomo o una donna della vostra età, oppure sono le arterie di un ragazzino, oppure ancora di un cadavere in decomposizione. Ma la domanda che vi state facendo è: quanto sono realistiche queste misurazioni? E tanti di voi risponderanno: vabbè, sono realistiche come l'ECG di Apple Watch o di Samsung Watch. Assolutamente no, perché in quel caso noi parliamo di misurazioni semplificate, ma sono pur sempre misurazioni. Vi faccio un esempio: l'ECG che fate in uno studio medico ha 12 registrazioni, quindi vengono rilevati i segnali del cuore da 12 posti differenti, angoli, sto semplificando, ma è così, del vostro cuore, laddove invece la rilevazione di Apple Watch o di Samsung Galaxy Watch è una. Quindi stiamo parlando di una semplificazione, di una misurazione che in effetti c'è, perché c'è l'hardware per fare quella misurazione. Nel caso della età delle arterie, qua stiamo parlando solamente di approssimazioni che vengono fatte tramite algoritmi. E quindi torno a bomba: quanto sono realistiche queste approssimazioni? Prima di rispondervi, vi faccio vedere, già che ci sono, l'applicazione di Mobvoi per questo TGH Pro
è uguale, ragazzi, in tutto e per tutto all'applicazione del TGH tra virgolette normale. La vera novità la vedete con questo pannello, che per l'appunto va a riassumere tutte le misurazioni che vi ho appena illustrato. E allora torniamo a bomba su RTAge. Se io clicco su RTAge, voi potete vedere l'ultima misurazione, ma poi potete andare anche a vedere il trend. E quindi quanto è affidabile questo tipo di misurazione? Ragazzi, lo vedete anche voi, martedì 19 aprile 8:52 l'età media delle mie arterie era tra i 20 e i 30 anni, martedì 19 aprile dopo 3 minuti è balzata in avanti di 30 anni, quindi tra i 40 e i 50, da dove dopo circa un quarto d'ora ero ringiovanito in modo miracoloso, l'età delle mie arterie era tra i 16 e i 20 anni. Ecco, direi che non c'è bisogno di dire più cose, la risposta ce la siamo data da soli, ma andiamo a vedere in cosa non cambia questo TGH Pro rispetto al TGH normale. Delle dimensioni abbiamo già parlato, dietro, oltre al sensore che va a rilevare il battito, c'è il bottoncino metallico che vi va a misurare la temperatura dell'epidermide, proprio come il GTH normale. Così come non cambia il fatto che non ha un sensore di luminosità automatico, ma solamente manuale, quindi quando siete all'aperto sotto il sole lo dovete mettere al massimo, altrimenti dubito che vediate l'ora. Non ha Always On Display e Display continua a non essere AMOLED, ma TFT. Misura il sonno, i passi, l'ossigenazione del sangue, ma non ha l'altoparlante e nemmeno l'NFC per pagamenti digitali. E per quanto riguarda le notifiche, le ricevete solamente in lettura, ma non potete rispondere né con Android né con iOS. E infine potete monitorare diversi allenamenti, ma attenzione perché non ha il GPS integrato. La batteria? Beh certo, se esagerate con le misurazioni, considerando che qui ci sono due sensori di rilevamento dei battiti, diminuisce un po', però più o meno state sui 5 giorni. Allora ci sono due buone notizie, qui siamo nelle conclusioni. La prima buona notizia è che non costa tantissimo, perché stiamo parlando di $99. La seconda buona notizia è che non è disponibile in Italia. Ma chi vuoi che ti mandi gli smartwatch se dici ste robe? E sinceramente io di questo smartwatch non sento la mancanza, l'ho comprato tramite Amazon US, ho speso un po' di soldini, ma per dirvi che questi sono gli smartwatch che non mi fanno innamorare degli smartwatch, sono prettamente degli esercizi di marketing, introducono delle misurazioni che veramente lasciano il tempo a se stesse, come vedete cambiano se le fate in un orario oppure le fate 5 minuti dopo, quindi decisamente no, se il TGH normale non mi era piaciuto, questo TGH Pro mi piace ancora di meno. Non vi dico di lasciare like, se volete fatelo, non vi dico ci vediamo al prossimo video perché non so se farò un prossimo video, nel frattempo mi ha fatto piacere rimanere insieme a voi. Ciao a tutti!